Tutti noi siamo differenti. Ed è meraviglioso. Alcune differenze sono facili da vedere. Altezza, pettinatura, colore degli occhi e così via. Altre differenze sono impossibili da vedere. I nostri cibi preferiti, le paure o le nostre capacità. Sapete, anche il modo in cui ognuno di noi vede il mondo è differente. Per esempio, cosa vedi in questo disegno? Molti ci vedono una papera, ma alcuni di voi magari vedono un coniglio. Qualsiasi cosa tu veda, non sbagli. È solo un piccolo trucco per dimostrarti che ogni cervello lavora in modo differente. Il cervello è il computer che fa funzionare il tuo corpo. Lavora in modo differente per ognuno di noi e controlla come impari le cose. Per questo siamo bravi a fare cose diverse gli uni dagli altri. Come ti senti? Per questo percepiamo emozioni diverse. E come comunichi? Delle volte il cervello è connesso in un modo che influenza i nostri sensi e come percepiamo e leggiamo situazioni e interazioni. Questo è quello che vuol dire autismo. Molte persone hanno l'autismo, quindi è probabile che tu conosca già qualcuno che è autistico. E per questo motivo è utile avere qualche informazione in più sull'autismo. I collegamenti speciali all'interno di un cervello autistico rendono delle volte una persona brava in attività che per noi sono impossibili, come la matematica, il disegno, la musica. Ma può accadere anche il contrario, e attività che per noi sono facili, per loro sono invece incredibilmente difficili, come farsi degli amici. I sensi inviano costantemente informazioni al tuo cervello, su ciò che ti circonda e sulle altre persone. Però, quando il cervello di una persona e i suoi sensi non comunicano bene, il cervello viene travolto ed è confuso, influenzando il modo in cui vede il mondo. Immagina di camminare per strada. Questo è come un cervello autistico potrebbe sperimentare la stessa camminata. Spaventoso, non è vero? Purtroppo, in molti casi, le persone non possono dire ad alta voce come si sentono. Quindi, anche se c'è il caos nelle loro teste, da fuori sembra che vada tutto bene. Ma in realtà è solo perché non riescono a chiedere aiuto. Tutti noi sviluppiamo comportamenti che ci aiutano a sentirci calmi, in situazioni scomode. Magari guardiamo da un'altra parte, ci abbracciamo, ci mangiamo le unghie, ci agitiamo, ci mordiamo le labbra e così via. Allo stesso modo, le persone autistiche sviluppano comportamenti che li aiutano a far fronte a questi momenti intensi. Queste azioni possono sembrare insolite, ma sono solo il loro modo di sentirsi calmi. Quando succede, significa che stanno attraversando un momento difficile. La cosa carina e giusta da fare non è quella di rendere loro il momento ancora più difficile, arrabbiandosi, ignorandoli o prendendoli in giro. Ricorda, solo perché una PlayStation non può leggere un gioco dell'Xbox, non vuol dire che sia rotta. Le persone con autismo hanno bisogno di amici che vogliono dedicare del tempo per conoscerli. Con una buona comunicazione e molta pazienza, tutti potrebbero stare meglio. Le persone con autismo non sono malate o rotte. Hanno semplicemente una visione unica del mondo. E con un po' di supporto da parte dei loro amici, magari potrebbero condividerla con noi. L'autismo può far succedere cose meravigliose.